Storytime, Evoluzione Radio. Bentrovati amici e amiche di Storytime, io sono Eleonora, di nuovo in vostra compagnia nello spazio di Radio Canale Italia. Oggi entriamo nel mondo dell'Hotel Terme Abano Rizzo, abbiamo qui il direttore Ida Poletto, tra poco parleremo direttamente con lei. Voi intanto seguiteci sui nostri canali social, Storytime _ ufficiale per Instagram e Storytime Official per Facebook. Avete a disposizione anche i nostri hashtag Evoluzione Radio e Storytime Veneto. Un caro saluto e un caro benvenuto a Ida. Benvenuta Ida. Grazie. Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Allora Ida, direttore dell'Hotel Terme Abano Rizzo, una meraviglia, un hotel a 5 stelle, è corretto? Sì, è corretto, è corretto. Anche quando se, nasce? Sì, ecco appunto, perché la classificazione è poco importante oggi più che mai, nel senso che classificazioni italiane sono di tanti anni fa, oggi l'ospite le guarda molto meno e ha una percezione diversa della bontà dei servizi e certo. dell'ospitalità, quindi un albergo che ha oltre 50 anni di storia alle spalle è un albergo che ha già follower da prima che nascessero. Certo, da prima dei social. Da prima dei social. Quindi oltre 50 anni di attività, questo hotel immagino abbia un sacco di turismo, sia italiano che estero, per il grande lusso che ci possiamo permettere qui nella zona di Abano, Montegrotto, eccetera, delle terme. Che cosa significa, Ida, avere un albergo termale? Ecco, è una domanda che è importante ed è importante che i media la facciano, perché c'è una grossa differenza fra terme e spa, o benessere, o tutti quei nomi che si usano per qualche cosa che non è così specifico come il termalismo delle Terme Ogane. Noi termalisti delle Terme Ogane, quindi parlo di un intero territorio, parlo di Abano Terme perché è la mia città, però in realtà di un intero territorio, e parlo dell'Abano Rizzo perché è la mia casa, però diciamo siamo una rarità rispetto al fatto che ogni albergo ha le sue terme interne, che la nostra acqua termale e i nostri protocolli termali hanno un riconoscimento, un brevetto europeo. Siamo gli unici in Europa ad averlo. Siamo gli unici ad avere un centro studi che monitora la ricerca scientifica, quindi non stiamo parlando di folklore, non stiamo parlando soltanto di tradizione, ma stiamo parlando di scienza, tecnologia e progresso. E siamo gli unici, una volta di più, che hanno un accreditamento dal Ministero della Salute di prima super, ovvero i nostri protocolli termali sono riconosciuti, diciamo così, con una pagella molto alta dal Ministero della Salute, perché copriamo un ventaglio enorme di patologie e soprattutto siamo a supporto e a completamento di qualsiasi percorso, diciamo così, antalgico e antinfiammatorio. Quindi c'è una parte medicale abbastanza strategica, più tutto quello che è il relax e il benessere che viene da tutti i servizi satellitari offerti dall'acqua termale stessa, dalle piscine, dal territorio, dal parco regionale dei Colli Ogane e chi più ne ha più ne esatto. metta. Esatto, posto meraviglioso, siamo ricchi, proprio pieno di ricchezza. Allora, io lascio intanto i contatti ai nostri ascoltatori. Hotel Abano Rizzo lo trovate su Facebook, su Instagram scrivendo Abano Rizzo e anche il profilo di LinkedIn Abano Rizzo Spa e Wellness. Potete contattare il numero 049 86 33 100 o recarvi in via Monte Ortone 19 ad Abano Terme. Per tutte le informazioni avete il sito www.abanoriz.it. Viene scontato a volte scegliere le terme d'inverno, è così, Ida? Anche questa è una ottima domanda, perché in realtà le terme in quanto tali hanno anche loro una qualche stagionalità, certo. Ovvero siamo una destinazione turistica che se piove, nevica o c'è il sole non cambia niente, non cambia perché niente. Non facciamo mare, non facciamo montagna e neanche lago. Però c'è un momento speciale
per il nostro corpo, che sono le famose stagioni di mezzo, ovvero i passaggi stagionali, al di là che il meteo stia stravolgendo un po' tutto, però i passaggi stagionali sono quelli che richiedono al fisico, così come alla natura, uno sforzo più alto. Ecco che quindi concedersi una pausa il più lungo possibile in un centro termale, in un albergo come la Banorizze e come sono gli alberghi delle Terme Ugane, è il momento migliore per fare scorta di tutte quelle energie e di tutte quelle attività, diciamo così, anche di difesa immunitaria, di serotonina, di gioia di vivere, di ottimismo, di cui abbiamo bisogno per affrontare, che ne so, un'estate, un intero inverno, il resto dell'anno. Quindi diciamo, quando si fa il cambio di stagione si dovrebbe fare anche, come dire, il rifornimento di energie grazie a un soggiorno termale. Che meraviglia, quindi abbiamo una scusa buona per venire a trovarti anche nei cambi di stagione, Ida. Tieni presente che se vieni a trovarmi e il tuo medico di famiglia fa una normale prescrizione perché hai un po' di, come si dice, un po' di mal di corpo, il cervicale, un po' di lombare o starnuti spesso perché c'hai un po' di allergia, con una normale prescrizione tu vieni a farlo gratuitamente. Che meraviglia, non lo sapevo questa cosa. Siamo accreditati di prima super dal Ministero della Salute, cioè il Ministero della Salute riconosce le attività termali che noi facciamo, che sono fra l'altro anche piacevoli, sono pagate dal Ministero, quindi come in una normale prescrizione vai dal farmacista e ti fai dare una medicina, il Ministero ti paga la medicina termale che ha di bello che non ti fa sentire malata. Anzi. Non ha controindicazioni particolari. Credo sia la medicina più bella di tutte, no? Beh, poi per noi che siamo qui della regione a chilometro zero. Certo, una grande fortuna, Ida, che meraviglia. Un fiore all'occhiello del suo hotel, Ida. Beh, il turismo in genere è uno dei lavori più belli del mondo, il mio. Perché siamo a contatto con le persone più diverse, perché abbiamo il polso di ciò che accade nella società, nel bene e nel male. Col Covid se ne sono accorti tutti, del peso del turismo. Diciamo che questo lavoro vuol dire relazioni e quindi diciamo che il fiore all'occhiello di un'azienda che si occupa di relazioni, di ospitalità, di cura, di accoglienza è la risorsa umana. Quindi io credo che il fiore all'occhiello dell'Abanorizza è proprio lo staff di professionisti, sia dalla parte medicale che dalla parte wellness, che dalla parte massoterapica o piuttosto che estetica, piuttosto che per la cucina, abbiamo 3 ristoranti e in generale la risorsa umana è la vera leva dell'Abanorizza. Poi abbiamo alcune peculiarità. E visto che stiamo parlando, diciamo così, dell'albergo come strutture e servizi, ce ne sono 2 importanti e piuttosto uniche nel loro genere. La prima è una questione medicale: noi curiamo la sonorità rinogena, che è una patologia molto frequente e che trova estremo giovamento dalla cura termale, come la BPCO, insomma, una serie di patologie un po' particolari. Ok. Ma la cosa, diciamo, più straordinaria, che tra l'altro è perfetta per, come dire, una cornice come questa, è che noi siamo l'unico albergo in Italia ad avere una music hall. Oh, che meraviglia. Era destino allora, Ida. Era destino. Che bello. Quindi praticamente possiamo fare di tutto all'interno di questa struttura. Noi teniamo concerti almeno una alla settimana. Abbiamo una sala dedicata alla musica. Di solito è musica dal vivo, ma registrano e fanno un po' di tutto. Abbiamo dei vocal coach, abbiamo una serie di cose che riguardano in genere la musica e, una volta di più, il benessere e la salute che viene dall'ascolto della buona musica. Sono d'accordo, anche la musica secondo me fa proprio parte di un ramo medicale che può veramente chiudere il cerchio di una permanenza nel suo hotel perfetta, quindi godetevi al 100% anche questo cambio di stagione che è arrivato proprio come uno schiaffo, non c'è stato quasi una via di mezzo, quindi vi sentirete anche stanchi, pieni di dolori, anche se siete giovani, però
datevi del tempo anche per rilassarvi, che siamo sempre tutti di fretta, Ida, non ci troviamo mai del tempo per rilassarci. Hotel Abano Ritz vi aspetta, www.abanoritz.it. Ida, come l'avevo anticipato, il tempo vola e lei lo sapeva anche che insomma 10 minuti volano. Vuole fare un ultimo saluto, dirci un'ultima cosa? Lei ha detto che il tempo è la cosa che, diciamo così, che andiamo cercando tutti un po', il tempo da dedicare a noi stessi e alle persone che amiamo. Tenete presente che qualsiasi vacanza, ma soprattutto quella termale, è soltanto tempo dedicato a noi stessi e alle persone che amiamo, e con loro lo dobbiamo condividere. Concordo. E con queste parole meravigliose di Ida Poletto, direttore dell'Hotel Terme Abano Ritz, io vi saluto, cari amici di Storytime. Vi aspetto alla prossima puntata, ma Ida vi aspetta ovviamente a braccia aperte all'Hotel Terme Abano Ritz. Grazie di cuore, tutti. Ida. Grazie a voi. A presto. A presto. Storytime. Evoluzione Radio.